3 giugno. Non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Ogni verità del presente, del futuro, del tempo, dell'eternità, di Dio, degli uomini, della vita, della morte, è stata rivelata nelle scritture. L'uomo, non credendo nelle scritture e riducendole a menzogna, mai potrà pervenire alla verità. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole? Giovanni 5, 39, 47. Le scritture vanno insegnate. Ogni uomo va ammaestrato e istruito partendo dalla parola rivelata. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno, annuncia la parola. Insisti al momento opportuno e non opportuno. Ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. 2 Timoteo 43, 14, 4, 5. Chi insegna le scritture insegna la via della vita e della verità, della giustizia e della pace, della santità e della luce. Siamo tutti avvisati. La scrittura mai va modificata. E aggiunse: non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. Chi ha sete venga, chi vuole prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro, io dichiaro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Apocalisse 22, 10, 19. Portare alla modifica della scrittura e portare una modifica in Dio, in Cristo Gesù, nello Spirito Santo, nella Chiesa, nell'uomo, nella stessa eternità. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo egualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe.
non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Marco 12, 18, 27. I sadducei sono senza scrittura. Pretendono di negare la scrittura partendo dai loro pensieri, che sono purissima stoltezza e vanità. Infatti parlano di ciò che non conoscono. Di questa non conoscenza sono colpevoli, perché è loro obbligo conoscere tutte le scritture. Chi parla in nome di Dio deve sempre parlare dalle scritture. Madre di Dio, angeli, santi, fate che parliamo sempre dalla verità della scrittura.